Beh, prima notizia della giornata, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 agosto, ma che comunque aggiorneremo ovviamente con tutti quanti i dati che verranno sulla rete, sui quali i giornali dimostrano la loro vecchiaia, è l'inferno a Beirut. L'inferno a Beirut è uno di quei casi in cui i giornali non esagerano, perché quello che è successo ieri a Beirut i giornali riescono a spiegare soltanto in parte. Rispetto a quelle immagini incredibili, sembra una bomba atomica. Noi che siamo di una generazione che evidentemente non conosciamo neanche come possiamo dire quelle sperimentazioni che venivano fatte, quando vediamo quelle immagini sul porto di Beirut, beh, veramente pensiamo all'orrore. Due esplosioni, la zona è quella del porto, il deposito sarebbe un deposito di nitrato di ammonio, 1000 i morti secondo la triste contabilità di questa mattina dei siti, con 4000 feriti. Anche nell'aria ci sarebbero evidentemente delle particelle nocive, è quello che hanno detto questa mattina le autorità, e devo dire che tutti i giornali pongono questo dubbio tra bomba e incidente. Beh, insomma, quello è ovviamente il melting pot di tantissime contraddizioni, non soltanto all'interno del mondo musulmano, ma anche all'interno, diciamo, della geopolitica di quell'area medio orientale. Insomma, nel pomeriggio sapremo qualche cosa di più, si spera, anche se le cose del Bidiriette ci sanno poco. Pensate un po' voi che soltanto il 7 agosto, cioè fra pochi giorni, si saprà se il tribunale di Beirut decide che sono effettivamente Hezbollah i mandanti e gli omicidi, gli esecutori dell'omicidio di Harari. Beh, insomma, le trame del Libano si incrociano rispetto a questo grandissimo incidente che i giornali mettono in evidenza. Sull'immigrazione un pochino di meno, oggi il tema dell'immigrazione pesa un pochino di meno, se non che un piccolo commento viene da farlo su Venturini, che in genere è molto ben informato e equilibrato, però insomma questo tic dei giornali italiani di attaccare Meloni e Salvini sull'immigrazione è straordinario. Venturini: proclami spesso inesatti di Salvini o inattuabili blocchi navali proclamati dalla Meloni. Quindi scopriamo che sul Corriere della Sera il fondo parte da un presupposto, cioè che sull'immigrazione è sempre colpa di Salvini e Meloni, ma più sempre colpa, loro sono inesatti o inattuabili i loro proposte. Toc, toc, mi verrebbe da fare a Venturini: scusami, ma invece com'è andato con l'accordo di Malta, che voi giornali avete definito il grande accordo? Quello com'è stato? Attuabile? È stata una palla al piede per ogni tipo di intelligenza, diciamo, diplomatica? Com'è andato sui rimpatri derivanti dall'accordo di Malta? A me mi fa impazzire che se le cose le dicono male talvolta, i politici sono delle cose inattuabili, sono populiste, se invece gli dicono quei cazzoni dell'Europa, tipo l'accordo di Malta, che anche un bambino piccolo capiva che era una minchiata fatta tra quattro paesi e peraltro scaduto, perché oggi l'accordo di Malta non c'è, tutti zitti e muti, cioè Salvini e Meloni sono due minus abens, mentre invece se ti riunisci a Malta con la Morgese tutti zitti e muti sull'accordo più inutile del mondo e che noi sui giornali abbiamo celebrato come se fosse la fine dei grandi problemi dell'immigrazione grazie al governo Conte. Sul lockdown, beh, oggi il lockdown è molto, diciamo, alcolico, perché sia il Messaggero sia il Sole dicono che cosa è successo al vino, giuro, lo champagne non si vende più, beh, grazie al cavolo, tante cose non si vendono più, ma lo champagne, dicono i produttori francesi sul Messaggero, preoccupatissimi, perché col lockdown non ci sono più eventi, non ci sono più feste, insomma non si vende più lo champagne, mentre invece il Sole 24 Ore, con un taglio un po' diverso anch'esso in prima pagina, dice che le vendemmie sono andate benissimo, ma che i vini di fascia alta possono rischiare un po'. La cosa vera è che oggi il Comitato Tecnico Scientifico, i cui verbali sono stati secretati, ve lo ricordo sempre, perché qua un gruppo di avvocati cosa succede? Chiede che vengano visti questi verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Il TAR Conte si oppone, il TAR dà ragione agli avvocati e il Consiglio di Stato dà ragione a Conte, quindi sono segretati. Oggi in maniera segreta decideranno questi grandi geni del Comitato Tecnico Scientifico come andare in treno, posto che nei treni regionali si va stipati, nei treni ad alta velocità più moderni invece si va distanziati. Genialità, voglio dire, assoluta e coerenza assoluta del Comitato Tecnico Scientifico. Oggi Conte parla al alla Corriere della Sera, alla Sarzanini, cioè l'epicentro del giornale unico del virus, cioè il rischio mondiale passa attraverso i pezzi della Sarzanini, che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto, e Conte dice no, ridurremo le restrizioni, riprenderanno le navi da crociera. Grazie caro Presidente Conte, quando ormai è finita la stagione probabilmente riusciremo a fare qualche tipo di prenotazione, ma non le discoteche, perché non voglio i ragazzi sudati uno accanto all'altro. Ringrazio
ringraziamo sempre per la lungimiranza per cui il sovrano in maniera ottriata ci concede qualche spazio di libertà, sia alle navi di crociera e no alle discoteche, e chissà se si potranno fare degli eventi e dei convegni, e qualche piccolo passo avanti dice che l'ha fatto. E sulla scuola garantisco io che a settembre riparte, ma vi rendete conto? Garantisco io che arrivi, ma chi cavolo è? Garantisco io, la scuola riparte perché è previsto dalla Costituzione il diritto all'istruzione, perché i ragazzini devono andare a scuola, non è lui che garantisce, lui fino ad oggi ha garantito la chiusura della scuola, è un ribaltamento totale della realtà, e nel frattempo ha garantito che si facesse un appalto che scade oggi della minchia di cui parla oggi Capezzone sulla Verità, che è stato prorogato e in cui il più grande produttore di banchi italiani, che si chiama Savonarelli, intervistato anche da Quarta Repubblica, viene sentito oggi da Capezzone e dice: ma questo è un vanto fatto da incompetenti, gente che non ha sentito l'industria e che non ha la più pallida idea di come si fanno i banchi e che cosa vuol dire. E quello dice: garantisco io che la scuola riprenda a settembre. Ma questo è fuori di testa. L'unica cosa interessante è la sua foto con la bellissima fidanzata che si è fatto fare da chi in posa a Sabaudia. Contenti per lui, anche per noi stessi che siamo in vacanza. Beh, poi l'altra cosa straordinaria è la questione dei servizi segreti. Il pezzo numero uno sui servizi segreti oggi è Repubblica, Carlo Bonini, che dice: i tre che contano per le nomine dei servizi segreti sono il Presidente del Consiglio, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. E loro hanno capito, scrive Bonini su Repubblica, come sia vitale per contare su un apparato fedele in grado di proteggerli. Cioè, oggi Repubblica dice che Conte ha deciso la proroga durante l'emergenza e la possibilità di proroga dei capi dei servizi segreti perché questi apparati servono a PD, Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio a essere protetti. Cioè, i servizi segreti proteggono PD, Presidente del Consiglio e Movimento 5 Stelle. Lo scrive Bonini su Repubblica, non è che lo scrive Salvini, come dice Venturini con i suoi proclami, non lo dice la Meloni, non lo dice il giornale che è all'opposizione, un Libero, la Verità. Carlo Bonini dice che stanno facendo questa norma all'interno del decreto emergenza di proroga dei servizi segreti perché in realtà serve a PD, Movimento 5 Stelle e Conte il motivo di proteggersi. Ma voi vi rendete conto? Questo è scritto su uno dei più importanti quotidiani italiani. Cioè, i servizi segreti servono a proteggere la politica. È una roba fuori da ogni... Cioè, io mi aspetto che domani ci sia una lettera mostruosa di Conte, querele, ci sia un casino su quello che ha scritto Bonini. Tra l'altro scrive che il presidente, il capo della sovrastruttura dei servizi segreti, che si chiama il DIS, nominato da Conte, questo vecchione, è totalmente incapace di fare questo suo mestiere, tant'è che vuole fare fuori i due sotto di lui che hanno molti più rapporti. E dice anche una cosa tremenda Bonini: questo capo del DIS, nominato da Conte, amico di Conte, avrebbe dei problemi personali. Io non lo so come si possano dire tutte queste cose impunemente su un giornale, o sono vere o qualcuno dovrà prendere Bonini e dire: ma come ti permetti di dire una cosa di questo tipo? Ma i giornali sono zitti e muti. Beh, non tutti, per la verità. I servizi, tra parentesi, segreti di Conte, il giornale ovviamente su questa cosa ci torna, mentre l'unico che, e ovviamente bisogna guardare a lui per capire, l'agenzia Stefani, cioè il mincul pop dell'informazione, cioè il Fatto Quotidiano, che se fosse stato Berlusconi, se fosse stato Zingaretti, se fosse stato chiunque altro a fare una piccola norma che permette al Presidente del Consiglio, durante il decreto di emergenza, di poter riconfermare per altri 4 anni di servizi segreti, se l'avesse fatto qualsiasi altro governo sarebbe successo il finimondo. Ma siccome Travaglietto, quando si parla del suo amichetto Conte, del suo amichetto Casalino e del suo amichetto Bonafede e prima ancora del suo amichetto Di Maio, va bene tutto quanto, dice: il Premier propone di confermare i capi dei servizi segreti e anziché farli nominare da Amadeus e Milli Carlucci. Ha fatto la battutona Travaglio. Non è così, bisognerebbe fare un disegnino a Travaglio, fargli leggere il pezzo di Bonini e fargli capire che il problema non è che li nomini Presidente del Consiglio al posto di Amadeus, è che lui ha fatto una norma speciale all'interno di un decreto che prevede la proroga dell'emergenza. Non c'è nessuna necessità di fare questa norma, se non, come dice probabilmente Bonini, per farsi sparare il severino da questi servizi segreti. Nel frattempo non vi preoccupate,
Il Fatto non si occupa, come tutti i giornali italiani, compreso il Mattino silenziosissimo, della vicenda del scandalo sanitario in Campania. Se lo scandalo riguarda la Campania, 18 milioni, e De Luca, zitti e muti. Se riguarda la Lombardia, 500.000 euro donati, tutti a far casino. Sulla Campania non ne parla nessuno. Beh, oggi per la verità il Corriere del Mezzogiorno fa il titolo di apertura, ma non parla dello scandalo, parla di De Luca che dice: ho evitato l'ecatombe. Cioè, nel momento in cui c'è lo scandalo, non si parla dello scandalo, ma si parla di un presidente della regione amatissimo dai campani, lo capisco perché è molto simpatico, che dice: ho evitato l'ecatombe. Ma che ha evitato? Ha evitato l'ecatombe come presidente della Sicilia, allora, come presidente della Sardegna, come presidente della Puglia, come presidente della Calabria. Non fare il fenomeno. Cioè, io voglio dire, i giornali giustizialisti, grazie al cielo, parlano con i presidenti e non con i magistrati. Nel frattempo si vuole dimettere Spatafora, il ministro dello sport, che avrebbe fatto una riforma dello sport troppo vicina a quella di Giovanni Malagò, che era considerato dal Movimento 5 Stelle una specie di diavolo, non so per quale diavolo di motivo viene considerato il diavolo. Spadaforo si accorge che non è un diavolo, fa una riforma che secondo i suoi amici grillini è troppo vicina a Malagò, lo mettono in minoranza all'interno del partito e lui si dimette e riconsegna le deleghe a Conte, che ovviamente, come dicono i giornali oggi, non le prende neanche in considerazione. Beh, poi stupenda oggi il Foglio, è diventato non il Fatto, il Manifesto, l'Avvenire e il Fatto messi insieme e triturati dal finanziamento pubblico ai giornali che ottiene da tutti quanti noi, e riesce a far parlare Fuxas, il più pernacchioso delle cosiddette archistar. Se voi leggete l'intervista a Fuxas di oggi, vi mettete: neanche il giornale intervista così Berlusconi, neanche io intervisto così Molinari, campione del golf, neanche Travaglio intervista così Conte. Cioè, siamo sdraiati in questa intervista. Fuxas, che è diventato il nuovo metra pensée del mondo, diciamo, laico del Foglio, quello che un tempo era un mondo anche liberale. Che cosa dice Fuxas? Bisogna abolire per decreto legge i monolocali. Già c'era entrato. Cioè, aboliamo i monolocali, perché come si fa, dice, dal suo buon ritiro di Pantelleria a farlo. E poi cosa abbiamo imparato dal Covid? Beh, l'Italia deve puntare sulle donne. Cioè, dal Covid abbiamo imparato che l'Italia deve puntare sulle donne. Quello che abbiamo imparato noi, e che il Foglio ancora non ha imparato, è che non è sempre lucido Fuxas, che regalerà allo Spallanzani un padiglione. Sulla legge elettorale il governo litiga e stralitiga, e Zingaretti dice: non possiamo continuare così. Per fortuna che c'è il Feltrino sulla Stampa che ricorda a Zingaretti che loro erano contro il taglio dei parlamentari, erano contro il proporzionale e hanno cambiato tutte le idee di questo mondo. E adesso, prima che sia fatto un referendum, dicono che se passa il referendum per il quale loro hanno votato, beh, insomma, se passa quel referendum è morta la Costituzione. Insomma, il Feltrino in gran forma li prende per i fondelli. Economia, velocemente, stangata sul gasolio. Questo genio del ministro dell'ambiente Costa, siccome il gasolio inquina, l'Euro 6 inquina meno delle macchine elettriche, vuole far pagare di più il gasolio, che è una stangata, scrive Jacopo Giliberto sul Sole, quello a cui faccio schifo io, ma ogni tanto Jacopo Giliberto, anche se io gli faccio schifo, è invece molto interessante quando parla di ambiente, ma insomma lo tengo con i suoi amici, indipendentemente dal giudizio che nei miei confronti. Quando lui scrive che c'è una stangata da 5 miliardi assurda, io sono con lui. Boeri dice che è una follia bloccare i licenziamenti su Repubblica. Andiamo velocemente. Intesa, la unica banca che riesce a fare utili, fa 3 miliardi di utili quest'anno, doppia cedola, e soprattutto mette un uomo dell'industria come Micci che a capo dell'Ubi, che ha appena conquistata. Infine, ne parla in Italia Oggi, il quotidiano nazionale, beh, insomma, arriverà lo sconto nei ristoranti. Ci credete? Boh, vediamo. Se paghi con la carta di credito ottieni il 20% di sconto. Io voglio dire, voglio vedere questo decreto di agosto che verrà fatto fra un paio di giorni, ma l'idea è che ci danno uno sconto fiscale del 20%. Prima lo vedo e poi lo commento. Ciao!